No, sono molto felice di essere tornato e le sensazioni sono più che positive, mi sono sentito bene. Ho cercato di costruire la prestazione senza avere frenesia in quello che dovevo fare. E poi vabbè, la partita è andata nei migliori dei modi e questo ha anche aiutato a prendere confidenza e a poter insomma, rientrare nel modo più sereno e nel modo migliore possibile. Quindi sì, da quel punto di vista è andata bene. No, sicuramente la mia annata ha avuto un inizio di stagione più che positivo e ho avuto insomma, l'opportunità di partire a titolare con la nazionale, quindi di vivere insomma, le tournée con la nazionale al 100% e anche qua a Treviso mi sono tolto molte soddisfazioni, quindi la mia annata fino al momento dell'infortunio è stata più che positiva anche nel periodo delle Sei Nazioni. Purtroppo c'è stato questo intoppo, però fa parte comunque della nostra quotidianità, ma sono felice di aver avuto l'opportunità di rientrare. Soprattutto nell'ultima di stagione per fare minuti e vedere, insomma, fare un crash test e vedere come stavo. Sì, penso che dal punto di vista offensivo sia stata la nostra miglior partita sicuramente. Eravamo tutti molto entusiasti di poter finire al meglio, di poter finire bene per le persone che erano andate, che andranno via e hanno fatto tanto per questo club. Quindi sì, è stata veramente una bellissima giornata. E le sensazioni dentro al campo erano veramente tanto belle, le cose sono riuscite bene e sicuramente è una grande spinta per il prossimo anno. Era quello che volevamo, finire bene per avere una grande spinta per quest'estate e l'inizio della prossima stagione. Dal mio punto di vista c'è qualche rammarico perché secondo me siamo una squadra che poteva giocarsi fino in fondo, anche i playoff. Probabilmente le tournée con la nazionale Sei Nazioni ci ha penalizzato in quel periodo e qualche partita che sicuramente potevamo gestire meglio, erano dei punti che dovevamo portare a casa per forza, l'abbiamo lasciata andare. Però siamo comunque un gruppo giovane, un gruppo che è nuovo, ha tanti innesti è un gruppo che ora in questo finale di stagione ha fatto vedere quello che può davvero fare e quindi il prossimo anno speriamo e ci auguriamo di riuscire a essere consistenti per tutta la stagione.